Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dei Contoterzisti. Qui davanti a me c'è un 150 cavalli marchio John Deere e adesso abbiamo contattato diversi concessionari e da quel portone davanti a me entreranno altri due marchi da provare su cui andremo a testare. Alla fine dovremo sceglierne uno, quindi guardate il video e commentate con un commento, appunto, si può solo commentare con un commento, pensate voi che ingiustizia. Dovete scrivere sotto il marchio preferito, quale volete appunto dei tre trattori. Forse se vedo che due vengono stravotati, possiamo anche decidere di scegliere due trattori al posto che solo uno. Sono entrambi, scusate, tutti e tre sui 150-170 cavalli circa. E oggi in mia compagnia c'è Emi, Giuseppe Ciao a tutti. Ciao e Luca. a tutti. Ciao a tutti. Io e Giuseppe testeremo un paio di trattori per oggi, poi nel prossimo episodio testeremo bene il terzo e poi prenderemo una decisione. Poi, che altro dire? Vi stanno piacendo questi episodi, questi contenuti giornalieri sul canale? Spero di sì, fatemi sapere sempre la vostra con un commento e nei commenti lasciate pure una domanda e in cui andremo a rispondere appunto nel prossimo episodio. Allora, oltretutto, scusate magari il tono di voce basso oppure qualche sfondone di italiano, qualche inesattezza, ma l'orario è abbastanza tardi, la giornata è stata pesante. Ma scarica pure, dai. Allora, qua abbiamo Case CVX 165 allestito col massimo degli optional, appunto marchio Case. Qua abbiamo Valtra serie G, veramente molto molto interessante, è il più leggero dei tre, 135 cavalli. E poi qua abbiamo il 6155R. Allora, te e Ema, insieme a Luca, puoi già andare a lavorare e finire il lavoro che stiamo facendo. Io e Giuseppe guardiamo poi i trattori. E Luca, stasera, è l'enciclopedia delle cavallerie, un po' degli optional sui trattori. Allora, il Valtra è allestito Versu, perché ragazzi, qua di quei Versi il cambio che... No, è bruttissimo questo, quindi perdonatemi, ma volevo dirla. In sostanza, gli allestimenti Versu sono un po' come gli optional di John Deere Select, Select Plus, quindi ci sono fari in più, cambio diverso, pomello, il command arm, quindi avete tutti i comandi sul bracciolo in sostanza e non sul montante di destra e così via. Il case è semplicemente full optional e come anche il 6R con cambio command pro appunto di nuova categoria, sì, categoria, nuova generazione di categoria. Vedete lì il Command Pro, appunto, è una specie di vario fend. Luca, mi dica, il Valtra, quanti cavalli ha, che cilindrata è Che e... Valtra è G325 o 135? 135. Ha 135 cavalli, Grazie. una cilindrata di 4,4 litri. Sì. 4,4? Poi è un motore 4 cilindri, stage 5. Sì, non se ne frega niente, noi dobbiamo inquinare altro che stage 5, dai, su. Cos'altro posso dire? E Ha il tipo di motore c'è? 24. Ah, è un Agco Power. Ma cacco, Agco, caga. Ah, Agco Power. avanti Agco Power, sì, e poi cos'è 24 marce in avanti? e indietro, sì. Ok, perfetto, un cambio robotizzato, quindi il case invece dimmi qualcosa in più, è un trattore sicuramente più massiccio, vedete già le dimensioni. Ha 180 cavalli, una cilindrata di un Tutto? secondo. Di un secondo, cioè No, è che lui è un cilindrata un primo assoluto. secondo. Intanto che cerchi il Ah, sì, case, ok, eh? Ah, 6,7 litri, 1600. 6,7 litri? Sì, 6 Buono, eh? Motore cilindri. È un bel generoso, motore. motore... Cavolo, certo che è una macchina sicuramente più pesante del Valtra, ragazzi, quindi bisogna stare anche attenti e considerare le lavorazioni che andremo a fare. E invece, ragazzi, il John Deere è un 6 cilindri 6008 da 160 cavalli. Che dire, allestito con Starfire 6000, full optional, diciamo che dei tre, devo dirvelo, è il mio preferito, però vorrei anche cambiare un po' e prendere qualcosa di diverso, quindi ve l'ho detto, non è detto che ne possiamo prendere due. Giuseppe, possiamo andare a provare, direi, il 6R, che puoi attaccarlo al carro col concime, in modo tale che testiamo anche il nuovo caricatore frontale 643R. Io invece prendo il Valtra, gli metto sulle ruote strette,
scaviamo il magazzino e attacco lo span di concime e andiamo a fare qualche missione di concime, appunto di fertilizzazione per i nostri clienti. Un attimo, ehi, non distruggere tu, guarda che non sono nostri, eh. Hai le ultime attività, Beppi? Le sei Sì, preparate? ce li ho qua. Ok, salutami gli ultimi 5. Allora, salutiamo Andrea Aita 02, Ok. Fra 9, Sì. Filippo Orastelli, Riccardo Barbieri e Jaco Iacchini. Ok, vi salutiamo tutti, seguiteci su Instagram ragazzi, link in descrizione. Se fate attività, quindi like, followate, ok, vi salutiamo nel prossimo episodio, salutiamo gli ultimi 5, le ultime 5 attività. Allora, qua vedo, caro, come si può dire? Ah, ok, bisogna mettere le trellebord per avere le ruote strette. Peccato, peccato, non mi piacciono. Qua partiamo già male. No, sto per delle gomme, farming per quello che contano. Tu Beppi sei pronto? Quindi dai, fammi strada, campo 60, che poi arriviamo in campo e leggiamo le domande. Tutti e tre ragazzi sono allestiti con i GPS che fanno le case madre, quindi in questo caso abbiamo il Valtra che vedete l'antennino qua sopra, è un GPS di casa Acco. Invece il Case è un GPS di casa Trimble, se non sbaglio, si affida a tecnologia Trimble, ma sta passando sotto tipo AG Extend, non lo so, insomma, marchi loro di New Holland. E invece il caro vecchio Starfire è uno dei più GPS più precisi al mondo in casa John Deere. Va piano, hai legato i sacconi? Sì, né? Sì. Solo che io vedo le fasce che non li avvolgono, perché proprio non hai beccato con neanche un saccone il trigger delle fa. Certo che proprio per quel carrettino lì lo stai facendo divertire, eh? Come ti sembra il command pro a te per la guida, Beppi? Comodo, comunque siamo già arrivati. E questo è il campo 60? Alla Sì, è questo alla tua destra. mia destra? Quindi è erba? No, a quella adesso è dietro di te, questo qua. Ma potevo intendere le ruote larghe, vabbè. Vabbè, dai. Adesso, dato che qua c'è una piazzola, prova a caricarmi col sollevatore frontale, così lo proviamo bene. Io mi metto in posizione. E via. Guardiamo il Beppi cosa fa dal lunotto posteriore. Vediamo che puttanate fa il Beppi. Adesso vedi che intanto gli cascherà sicuro il saccone. Come velocità di sollevamento mi sembra buono, no, Beppi? Sì, dai. cosa sta facendo il Beppi? Ah, che bravo, ha slegato ragazzi. Addirittura tira su quelle borghe lì, se no casca per terra. Guarda che sono dei pezzi di legno su farmi sti qua. Dimmi un po' Noto. come si comporta in bilanciamento dei pesi. È un po' sotto torchio, eh? Sì. Quelle ruote standard, ragazzi, è un po' sotto torchio, però insomma è una macchina che punta a tanti cavalli e leggerezza perché è sui 50 quintali. Il più leggero è il Valtra, se non sbaglio sfiora i 35. Poi anche il Beppi che è scattoso perché ha la tastiera, bisogna dire anche questo, eh? O no, Beppi? Mister scattoso. Intanto proviamo con questo che non, in teoria dovremmo finire, penso. Voglia. Allora, non usiamo il GPS del Valtra perché non so impostarlo. Scherzo. Scherzi. Solo voglia di utilizzarlo, ragazzi. Semplicemente questo. Andiamo un po' ad occhio. E via. Vieni a vedere se c'è il passeggero. Ah no, forse no. Non penso proprio. Eh sì, No, però non non. c'è. Guarda che i nitrati fanno male. Vabbè. Niente, Beppi, va a prendere le domande dello scorso episodio. Ok. Tu, niente ragazzi, stasera sono fusi come me, non è possibile ragazzi. Non è che dovete prendere la mia energia. Se voi siete più svegli, parlate. Evitate questo momento in cui non parlo io. Allora, DJ Edo ci fa bel Ok, video in futuro. questo lo ingaggiamo per fare le colonne sonore del canale. DJ Ed, insomma, dai, mi dica.
Ci fa un bel video. In futuro ti piacerebbe avere un frutteto? Se sì, di cosa? Saluti dal Belgio. Saluti dal Belgio. Già, l'ho Wow, scritto ma che proprio così. figata, ma che figata, ma abbiamo i fan dalla Svizzera, dal Belgio, mamma mia. Quelli sì che ci alzano il CPM e ci fanno guadagnare con le pubblicità di YouTube. Comunque, ripeschiamo la domanda, ripeti la domanda che mi sono perso in sta battuta. In futuro ti piacerebbe avere un frutteto? Se sì, di cosa? Frutteto, più che altro mi piacerebbe avere un vigneto di qualità pregiate. Più che altro, ragazzi, quello sì, parecchio. Frutteto no, tanti problemi, malattie. Insomma, Luca ha un frutteto di fragole, ne sa qualcosa. Sto scherzando, ragazzi, le fragole non sono un frutto. Ma te hai frutta, Luca? Sì. Te avrei dobrogne, attaccata alla pianta, Madonna. giusto? Un cacco spontaneo, un fico, beh sì, vabbè, come tutte le aziende agricole, aga la frutta, ma dai, pagliasso! Adesso basta, siamo arrivati alla frutta. Come dice lui, insulso! Ragazzi, il nuovo motto dell'intro, Volpe insulso, o insulso! volpe. Oh, ma che insulsi! Dai, dai, vai avanti con le domande, Beppi. Poi Ulianin chiede: cosa ne pensi dell'irrigazione del mais a manichetta a posto del rotolone? Allora, sicuramente è un'alternativa che ci permette di fare fertirrigazione semplicemente. In teoria è meno dispendiosa nel momento in cui si va ad irrigare, c'è meno spreco idrico, certo che il costo di impianto è veramente elevato. E però io continuo a notare questa cosa. E ok che le piante assorbono acqua dalle radici e la canalina si trova vicino alle radici, però secondo me noto sempre come quando ci sono veramente dei caldi esagerati, sole che, come si suol dire, spacca le pietre, noto sempre delle piante irrigate, quindi bagnate sotto, ma con la parte aerea molto molto in stress. E non Come se, lavorano. diciamo, l'irrigazione a pioggia fosse più efficiente per il benessere della pianta, ok? Non lo so, non lo so. D'altronde, ragazzi, se ci pensate, ok, che le piante assorbono dalle radici l'acqua, ma l'hanno sempre assorbita in tutti questi anni. Con le precipitazioni c'è cioè da sempre, dall'inizio della vita della flora terrestre, l'hanno sempre assorbita dal cielo, la pioggia e l'acqua, la precipitazione del cielo, che poi appunto assorbivano un po' le foglie, un po' le radici quando percolava sul terreno. Insomma, secondo me noto sempre queste piante un po' patite, come si suol dire, un po' sofferenti. Sì, alimentate, sì, con l'acqua. Dove ci sono le radici, però parte aerea molto molto in stress. Te, Luca, cosa dici? Hai notato questa cosa? Sono pienamente d'accordo che va data la pioggia per aiutare la foglia anche. Sì, è vero, assorbe la pianta, assorbe qualcosa Soprattutto con il mais anche. appunto, soprattutto con il mais vedo questa cosa, soprattutto con il mais, che poi diciamocelo, la canalina, la goccia a goccia si riesce a mettere efficacemente nel pomodoro e nel mais, e in poche altre coltivazioni, perché come fai a metterla nella soia? Cioè, ci siamo capiti, non la vai più a prendere, quindi il terreno la lasci lì. Comunque noto queste piante veramente in stress, perché sì, la precipitazione a pioggia, l'irrigazione a pioggia bagna tutta la pianta, la rinfresca, le foglie comunque assorbono qualcosa, quindi insomma, non lo so, andiamo avanti. Poi Stefano Zamparini. Ciao ragazzi, intanto bel video e grazie per la risposta alle domande. Ho Ah, una quindi abbiamo domanda già per tutti. risposto, double si prende, ok. Ho una Vai. domanda per tutti. Qual è la caratteristica che vi fa amare e quale vi fa odiare l'agricoltura? Allora, amare l'utilizzare macchinari innovativi, aggiornarsi, stare a contatto con la natura, all'aria aperta, avere qualcosa da fare ogni giorno, essere parecchio stimolati. L'odiare è la fatica che non viene ripagata. Dai sacrifici e la fatica che non vengono ripagati a causa dei costi a cui andiamo a vendere i nostri prodotti, le nostre produzioni ridicoli. E quindi faticare ore e ore, buttare sudore e sangue su tutte le lavorazioni e
E fare ore distruttive, una fatica immensa, per esempio, penso ai periodi di irrigazione o quando c'è da far legna e così via, e poi vedersi il proprio prodotto venduto a niente e far fatica a ripagare le spese, veramente lì cade tutto, cade il bello, non c'è più soddisfazione, si fa veramente fatica ad andare avanti a livello sia di finanze sia psicologico. E dimmi te, Luca, dai, parti te. Anche secondo me alla fine è un po' la base degli agricoltori che qua in Italia che non si prendono molti soldi. Però dai, dimmi qualcosa, siamo un po' positivi, dato che io ho dato la mazzata negativa. Di Dimmi cosa ti essere piace, a insomma. Ok, contatto con la natura, di usare certi macchinari che ci quindi si può quello. permettere solo lavorando. Meno male È vero. è comune. E anche di avere la soddisfazione che dici ho lavorato, guarda che belle macchine che ho. Sì, ecco, proprio dovrebbe esserci questo per essere. Sapete, ragazzi, se l'agricoltore guadagna, l'agricoltore. È difficile conoscere un agricoltore molto molto avaro, per, non dico nella propria vita, perché conosco agricoltori che veramente sono straccioni e sono alla fame pur di non spendere neanche un centesimo, però sto dicendo, agricoltori che non sono avari nel spendere in macchinari, non li avete mai visti, perché tutti, anche l'agricoltore più straccione, per farsi bello coi vicini ha sempre preso il macchinone o si è aggiornato con il trattore più grosso della zona. Quindi se date il giusto guadagno all'agricoltore, vedrete che ma con un operaio, ma con un trattore, ma con un macchinario nuovo ogni anno, e i soldi li fa girare. E niente, Ema e Beppi, ditemi la cosa Sì, insomma che amate io di più. sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Luca e anche te, Giuliano. Dopo la cosa che amo di più è stare a contatto con la natura, vedere i raccolti, vedere la soddisfazione di vedere un bel raccolto e Certo. prendere soldi anche dopo Certo, la sono parte che d'accordo. sono, ovviamente. E niente, poi tu più che altro, come avevi già detto, era stata più una passione, giusto, quella Sì. dell'agricoltura. E te, Beppi? Beh sì, ovviamente le stesse robe che avete detto voi, però per quanto riguarda la mia realtà, cioè degli uliveti, Sì. c'è anche la passione di vedere questi ulivi centenari Certo, quella è una bella crescere. cosa, eh. Cioè, sono Quella è piante una lì cosa che. bellissima, perché abbiamo piante nella nostra azienda che hanno 300-400 anni Cavolo. ed è bellissimo, No, lì vedi proprio la natura. bellissimo. Cioè, proprio cosa fa la natura, cavolo. 300 anni di pianta sono 300 anni di storia, soprattutto su una produzione familiare di olive. È quello. Niente. Altre domande? O abbiamo finito? No, Oscar Minuti che chiede quanti cavalli richiede il Rabe? Ragazzi, ci sono dei buchi per la regolazione della profondità, dalla profondità più bassa che richiede, non so, 150 cavalli, però un 150 cavalli non penso riuscirebbe ad alzarlo, comunque richiede 150 cavalli, fino alla profondità massima che richiede anche 380-400 cavalli. Fine. E poi, no, c'è un'altra ancora. Ah, cioè, proprio quando abbiamo sprecato tutto il tempo per far vedere i mezzi. Ok, vai. Dai, ultima domanda che andiamo a vedere il case intanto a piedi e te, Beppi. Floman che ti chiede, Toyota o Mitsubishi per i fuoristrada, quale preferisci? Toyota, senza dubbio. Non ho provato in maniera approfondita un Mitsubishi, lo ammetto, però Toyota, dai. A me piace anche un po', non dico di lusso, ma di cose ben fatte e Toyota è un gradino avanti. Sempre fermo restando sul fatto che Toyota si impegna, secondo me, negli interni, sto dicendo, ma non abbastanza. Sul mio Toyota Land Cruiser, per esempio, le plastiche del cruscotto dopo 18-19 anni si stanno crepando tutte, cioè, ma neanche sulla Opel Corsa del 92 c'è uno schifo del genere, capito? Quindi i materiali dovrebbero sicuramente migliorarli, quelli degli interni. Sono veramente cheap, economici. Per quello che poi si va a spendere per un Toyota Land Cruiser di 4D Lounge, quindi 50-60 mila euro di auto. Però Toyota, rimango in casa Toyota. Anche l'Hilux è molto bello, l'Invincibile X è veramente notevole, quello con il nuovo 243 cavalli, insomma. Eh sì.
Va bene, allora che is, ragazzi, che vedremo sicuramente nel prossimo episodio, però ditemi la vostra, ditemi quale comprereste su Farming, i due più votati forse li prendiamo dato che abbiamo budget e soldi. Comunque bello, questi interni neri, insomma, cosa dici te, Giuseppe? Sì, molto bello. Anche il sound della mod, devo dire, fatto Lo benissimo. sento poco, aspetta. Dovrei alzare il volume, lo sento veramente poco. E niente, altre domande? No. No, Sì. basta. Ok, perfetto. Fatecene ragazzi tante che nel prossimo episodio rispondiamo e rispondiamo a quelle più originali. Detto questo, vi faccio salutare da Beppi. Ciao a tutti. Vi faccio salutare da Luca. Da Ciao a tutti. Ema. Ciao a tutti. Vi mando anch'io un caro saluto e noi ci vediamo domani ore 21 in live con un nuovissimo episodio della serie Benvenuti nelle Alpi.